Siamo giunti alla 38esima puntata di questo ciclo di catechesi. Siamo, ve lo ricordo, nel 18esimo volume. Stiamo approfondendo, dico perché insomma non avessi ascoltato le catechesi precedenti, in questo ciclo di catechesi, quel particolare atto che si compie nella divina volontà consistente nel fondersi in essa e attraverso una serie di brani che approfondiscono appunto questo tipo di operazione del tutto peculiare. Oggi dobbiamo leggere un brano del 4 ottobre del 1925, un brano di medie proporzioni, per cui ecco io passerei abbastanza rapidamente alla lettura dopo aver augurato una santa ottava di Pasqua a tutti nella gioia piena di questi giorni. Procediamo quindi con la lettura abbastanza celere. Volume 18, 4 ottobre 1925. Stavo secondo il mio solito, fondendomi nella santissima volontà di Dio. E mentre giravo in essa per mettere il mio ti amo su tutte le cose, avrei voluto che Gesù nulla vedesse o sentisse se non il mio ti amo, oppure il tutto attraverso questo mio ti amo. E mentre ripetevo la cantilena del mio ti amo, pensavo tra me. Si vede che sono proprio una piccola bimba, che non so dire che la storiella è imparata. E poi a che mi giova ripetere e sempre ripetere ti amo, ti amo. Ma mentre ciò pensavo, il mio adorabile Gesù è uscito da dentro il mio interno facendo vedere tutta la sua divina persona impressa ovunque dal mio ti amo. Sulle labbra, sul volto, nella fronte, in mezzo alla punta delle dita, insomma dovunque. E con un accento tenero mi ha detto: figlia mia, non sei contenta che nessun ti amo che esce da te vada sperduto, ma tutti restano impressi in me? E poi sai a che ti giova il ripeterli? Tu devi sapere che quando l'anima si decide di fare un bene, di esercitare una virtù, forma il seme di quella virtù. Col ripetere quegli atti, forma l'acqua per innaffiare quel seme sulla terra del proprio cuore. Quanto più spesso ripete, più innaffia quel seme, più la pianta cresce bella, verde, in modo che subito produce i frutti di quel seme. Invece, se è lenta nel ripetere, molte volte quel seme resta soffocato e se cresce, cresce esile e non dà mai frutto. Povero seme senza acqua sufficiente per crescere. Ed il mio sole non sorge su quel seme perché infecondo per dargli la fecondità, la maturità e il bel colorito dei suoi frutti. Invece col ripetere sempre quegli atti stessi, l'anima contiene molta acqua per innaffiare quel seme. Il mio sole sorge su quel seme ogni volta che lo vedo innaffiare e si diletta tanto conoscendo che esso tiene molta forza per crescere. E faccio giungere i suoi rami fino a me e vedendo i molti frutti ne colgo con molto piacere e mi riposo alla sua ombra. Sicché il ripetere il tuo ti amo per me ti procura l'acqua per innaffiare e formare l'albero dell'amore. Il ripetere la pazienza innaffia e forma l'albero della pazienza. Il ripetere i tuoi atti nella mia volontà forma l'acqua per innaffiare e formare l'albero divino ed eterno della mia volontà. Nessuna cosa si forma con un solo atto, ma con molti e ripetuti atti, con molti e
e molti ripetuti atti. Solo il tuo Gesù contiene questa virtù di formare tutte le cose e le cose più grandi con un atto solo. Perché contengo la potenza creatrice. Ma la creatura ha via di ripetere lo stesso atto, forma a sorsi il bene che vuol fare. Con l'abitudine diventa natura quel bene o virtù e la creatura ne diventa posseditrice, formandone tutta la sua fortuna. Anche nell'ordine naturale succede così. Nessuno diventa maestro con l'aver letto una volta o poche volte le vocali e le consonanti, ma chi costantemente ripete fino a riempirsi la mente, la volontà e il cuore di tutta quella scienza che conviene per poter fare da maestro agli altri. Nessuno si trova sazio se non mangia boccone a boccone il cibo che ci vuole per saziarsi. E nessuno raccoglie il seme se non ripete chissà quante volte il suo lavoro nel suo campicello e così di tante altre cose. Il ripetere lo stesso atto è segno che si ama, che si apprezza, che si vuol possedere lo stesso atto che si fa. Perciò ripeti ed incessantemente ripeti senza mai stancarti. Allora, questa è la prima parte. Poi c'è la seconda parte che l'approfondiremo dopo esserci adesso ampiamente fermati a meditare sulla prima. Qui praticamente Gesù fa una lezione fondamentalissima su una legge della vita umana e evidentemente anche della vita spirituale che evidentemente si trova anche ovviamente, però, insomma, è bene sottolinearlo, se Gesù lo sottolinea in questo modo, evidentemente si trova anche nella vita, nella divina volontà e soprattutto in ciò che attiene a quella particolare forma di fusione, l'abbiamo già vista la volta scorsa, che consiste nel riempire con i nostri ti amo Gesù. Come? Mettendo il ti amo su tutte le cose, a loro volta riconosciute come ti amo di Gesù per noi, e quindi semplicemente un ricambio, perché attraverso tutto ciò che Gesù stesso ha creato per noi, per nostro amore, tutto ciò che è disseminato non soltanto nell'oggi del nostro presente, ma anche nel passato e nel futuro, possa giungere di ricambio il nostro ti amo. Allora, questa operazione, Luisa fa questa operazione, dopodiché, come dire, si denigra un po', dice, ma sono proprio una piccola bimba che dice sempre sta storiella imparata, dice, ma servirà a qualcosa sempre a dire ti amo, ti amo, ti amo, no? Un pensiero che può prendere anche a noi. E qui purtroppo noi non comprendiamo bene alcune cose, no? Perché dobbiamo fare un passo indietro e comprendere anche cosa c'è e dietro tutta quanta questa dinamica, no? Se io dico a Gesù, anche mentalmente, ti amo, quindi faccio un atto di amore. Noi questo dobbiamo continuamente interiorizzarlo, perché ci vuole un atto di fede. Tu non devi pensare che Gesù quell'atto non lo vede, ma lo vede benissimo. E non è che semplicemente lo vede, ma lo prende, lo sente, perché se la tua volontà si rivolge a Gesù facendo un atto di amore, quindi semplicemente dicendogli ti amo, quella cosa a Gesù gli arriva e, attenzione, non solo quella cosa a Gesù arriva, ma ogni atto di amore a Gesù che tu fai,
te ne accorgi o che non te ne accorgi, che te ne rendi conto o che non te ne rendi conto. Questo proprio da un punto di vista oggettivo fa crescere in te la virtù teologale della carità, che la carità non è fare la carità, cioè l'elemosina al prossimo. La carità è anzitutto l'amore verso Dio e secondariamente l'amore verso il prossimo. Come cresce l'amore verso Gesù? Qui c'è una legge generale di crescita che riguarda anche la vita secondo virtù, che para, diciamo così, si applica alla vita nella divina volontà. E cioè, ogni atto che noi facciamo plasma in noi quella particolare virtù o peggio vizio che noi facciamo. Cioè, se io faccio un atto di amore a Gesù, il mio amore a Gesù dopo quell'atto di amore è un pochino aumentato. Certo, come dice Gesù nel Vangelo, adesso mettiamo subito le mani avanti, non è che basta stare a dire dalla mattina alla sera ti amo, poi frodo il prossimo, non pago gli stipendi agli operai, d'accordo? Come va a fare tutti i colori, no? Ecco, quindi stiamo parlando non di aberrazioni, quindi non di... perché purtroppo l'umana volontà, ecco, fatta la legge è escogitato l'imbroglio, no? Ecco, quindi, però non stiamo parlando di paradossi di questo genere, no? Quindi stiamo evidentemente parlando dentro un contesto di scelte di vita già orientate in un certo modo, no? Ecco, e di scelte di vita fatte da persona matura da un punto di vista di fede ed evangelicamente coerente, d'accordo? Ecco. Ciò detto però, se io dico Gesù ti amo col cuore, dopo questo Gesù ti amo, io amerò un pochino di più Gesù. Perché quell'atto, questo è un principio generale della vita morale, mi ha, come dire, fatto crescere la virtù teologale della carità, perché è un atto di carità. Così, se io sono provocato, d'accordo, da una persona che mi maltratta, mi vorrebbe da rispondergli male, e io resisto a questa provocazione e non gli rispondo male, facendo quindi un atto di pazienza, dopo aver compiuto quest'atto, io sono realmente un po' più paziente di prima. Evidentemente la stessa cosa vale al contrario. Se io alla provocazione reagisco arrabbiandomi, ho commesso un atto di ira. E quindi, commesso un atto di ira, sono diventato, dopo quest'atto, un po' più irascibile e iracondo. Quindi, che cosa vuol dire anche questo? Che se io ho commesso un atto di ira, la prossima volta sarà più facile che mi riarrabbio e più difficile fare un atto di pazienza. Viceversa, se io sono riuscito ad essere paziente e ho dominato l'ira, la prossima volta sarà più facile reagire con pazienza piuttosto che arrabbiare. Ho queste cose, figlioli miei cari, guardate, cioè, ho indugiato un po', perché questo è quello che dice Gesù in questa prima parte, perché queste cose sono di una importanza assolutamente straordinaria, perché tutta la difficoltà della vita cristiana, ma anche della vita umana, no? Cioè, chi ha studiato, per esempio, io ho fatto una facoltà universitaria dove non c'era tanto da capire e da superare delle difficoltà legate, tipo le facoltà ingegneristiche, matematiche, scientifiche, no? Devi fare un esercizio, quindi devi sforzare il cervello. No, io ho fatto una facoltà universitaria dove c'è da studiarsi dei tomi grossi così, da mettere in testa 1000-1200 pagine per ogni esame che facevi. Come fai?
Io mi ricordo che le prime volte, insomma, quando ero giovane, vedevo sti mostri dei libri e dico, ma come faccio a mettermi in testa tutta sta roba? Come faccio? Sapete come si fa? È facilissimo. Te lo leggi una volta, te lo leggi 2 volte, te lo leggi 3 volte, io leggevo 4 volte, 5 volte, devi ripetere, ripetere, ripetere. Poi ogni studente trova il suo metodo di studio, no? C'è chi legge e ripete ad alta voce. Il mio metodo di studio non era così, io dovevo rileggere, rileggere. Cioè per me non era tanto importante ripetere. E il mio processo di memorizzazione si fondava sulla ripetizione delle letture. Beh, invece c'è un'altra persona che deve ripetere ad alta voce, in ogni caso devi ripetere, d'accordo? E quindi questa strutturazione vale ancora di più. Per il nostro edificio spirituale, lo chiamerebbe San Pietro, per il nostro edificio interiore, quindi per la nostra santificazione. Non è che ci si improvvisa. Quindi anche quando noi, cioè, il nostro cammino verso la santità è fatto di scelte in continuazione, no? Se mi vedo debole, per esempio, nella virtù, non so, dell'amore verso il prossimo, dell'affabilità, per esempio, del garbo, della gentilezza. Allora, come faccio io a diventare affabile, gentile e garbato? Andiamo proprio a fare terra terra, d'accordo? Dato che in molti cercano sempre la direzione spirituale, ma ecco, facciamo un po' una piccola lezione spirituale, direzione spirituale collettiva. Allora, io sono sgarbato, come dire, aspro, acido e poco affabile nei confronti del prossimo. Come faccio a cambiare questa situazione? Qui c'è tutto quanto un processo, d'accordo? Numero uno, e questa è la cosa più difficile, devo prendere atto della situazione e riconoscere che io sono così. Questo mi farà molto soffrire, perché non è bello vedersi mancanti. Affatto. Mi farà soffrire, forse ci farò solo qualche piantarello, magari, ecco, così fanno molto bene. E dopodiché dico, non basta che dico quanto mi piacerebbe, signore mio, diventare bravo, gentile, affabile nei confronti del prossimo, perché certamente sì, faccio questa preghiera, Gesù l'ascolta, non è che non l'ascolta, però non userà la bacchetta magica, nel senso che ho fatto il piantarello, ho detto fammi diventare dolce e gentile, domani diventerò un angioletto nei confronti di tutti. A me piacerebbe assai che fosse così, però purtroppo a quanto pare non è così. Cosa farà Gesù? Come mi aiuta Gesù? Mi aiuterà a mettere in atto il proposito che io devo fare, a volte anche molto concreto, per acquisire questa virtù. Per esempio, ogni volta che incontro una persona, sorrido. Non ci vuole tanto, no? Allora, innanzitutto me lo devo ricordare, questo proposito. E poi ogni volta che mi trovo davanti a una persona, devo sorridere. D'accordo? Per esempio, bandire completamente, capite? Questo è tutto quanto il nostro lavorio interiore, cioè la nostra, la nostra anima è affidata a queste nostre cure, d'accordo? Cioè, vedete come la vita nella divina volontà non è, come dire, alternativa, non costruisce un'altra, perché l'uomo è sempre lo stesso, un'altra, come dire, un'altra modalità di santificazione. Prevede certamente degli orizzonti e delle forme, chiamiamole nuove, d'accordo? Se vogliamo chiamarle così. Ma sempre dentro un contesto, sempre. Allora, se voglio diventare più affabile e più gentile, comincio a sorridere a tutti quanti, d'accordo? Comincio a salutare per primo le persone, cioè, ma quello non mi ha salutato, e salutalo tu, saluta sempre tu per primo una persona, pure quello che mi sta antipatico, e pure quello che ti sta antipatico, d'accordo? Salutalo tu, prova. Poi, per esempio, dico, allora,
Bandiamo dalla mia comunicazione ogni tipo di atteggiamento distruttivo. D'accordo? Bandiamo l'insulto, diretto o in differita. Bandiamo i toni aggressivi, per esempio. Bandiamo, come dire, il fare il grillo parlante, quindi il rimproverare continuamente, insomma, il prossimo, eccetera, eccetera. E poi si continua, d'accordo? Evidentemente queste cose che uno pensa, poi le devi mettere in atto. Più le metti in atto, più ripeti queste cose, più poi te ne accorgerai da solo. Cioè, se tu acquisisci come stile relazionale, uno stile gioviale, caritatevole, garbato e affabile, acquisirlo ci metterai del tempo, ma una volta che l'hai acquisito, poi ti verrà spontaneo, e quando incontri una persona sorridi. Magari prima, anni addietro, eri un rospo, stavi sempre con il muso lungo fino ai piedi, e se incontravi qualcuno altro che sorride, lo guardavi in cagnesco. Se cambia, figlioli miei cari, quindi si cambia, e come? Il problema è che per cambiare dobbiamo lavorarci sopra. La ripetizione degli atti. Ricordiamoci bene, mettiamoci bene in testa questo fatto qui. Molti ripetuti atti. Qui Gesù si fa vedere da Luisa, dice: ehi, ma si è fatta vedere, c'aveva il ti amo impresso sulle labbra, sul volto, sulla fronte, pure in mezzo alle punte delle dita, dovunque. Gesù tempestato di ti amo. È bellissimo, no? Mentre glielo ripetevo, dico: senti, vorrei che nulla vedessi e nulla sentissi, se non il mio ti amo. Guardate che anche la bellezza, proprio la delicatezza di quest'anima amante di Gesù, no? Noi sappiamo che Gesù soffre, di tante cose brutte che deve vedere, purtroppo, tanti brutti spettacoli che deve vedere da noi, ecco, purtroppo, membri sprocedati e disgraziati della razza umana. Diamo non pochi dolori a Gesù. Supponiamo che uno comincia a fare questi giri di ti amo con l'intenzione di dire: guarda, dice Gesù, mo dico una pazzia. Lo so che non è così, perché tanto, cioè, noi non possiamo impedire a Dio di vedere tutto e tutto in tutto il corso della storia. Facciamo così: io desidererei, con queste cose qui, che tu in questo momento, certo, è poca cosa, il resto della mia vita non lo guardare, perché faccio soltanto guai e ti offendo la mattina e la sera. Però adesso che sto facendo questo giro di ti amo, guarda solo questo, d'accordo? Dimentica tutto quanto il resto, quindi sentiti soltanto tempestato dei ti amo che io ti rivolgo. Questa sarebbe una bellissima preghiera, una bellissima forma di fusione, di unione con la divina volontà, e certamente molto molto gradita a Gesù. Ripeto, come ha detto tu lui nel Vangelo, dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Non fa che ti metti a dire così e poi, finito il giro, incontri qualcuno e te lo mangi vivo, no? Quindi questo non va bene. Ci capiamo su questo. Però, ecco, se eviti di fare questo, in ogni caso, fare una cosa di questo genere, ripetere il tuo ti amo, bellissima questa espressione, ti procura l'acqua per innaffiare e formare l'albero dell'amore. E l'amore di Gesù è il motore della nostra vita interiore, eh? Il motore anche della nostra santità. Si diventa santi tanto quanto si ama Gesù, che è il sommamente amabile, d'accordo? È il sommamente, cioè, come si può non amare l'amore? Si può non amare l'amore? Eppure qualche santo, ecco, ho detto, ci abbiamo pensato la settimana scorsa, prorompeva in questo grido, diciamo così, di dolore. L'amore non è amato. Incredibile, incredibile sì, l'amore non è amato. Ecco, e Gesù poi spiega perché, dice:
Come mai che devi ripetere questi atti? Dice, guarda che grande rivelazione, lo sai perché devi ripetere questo? Perché non sei Dio. Perché soltanto Dio con un atto solo fa tutto. Perché questo è proprio dell'essere divino. Dio non c'ha bisogno. Noi no, la creatura non è che con un atto solo ha risolto, non ha risolto manco per niente. Nessuna cosa si forma con un solo atto, ma con molti e molti ripetuti atti. Dice Gesù, solo il tuo Gesù contiene la virtù di formare tutte le cose e le cose più grandi con un solo atto, ma perché contengo la potenza creatrice. Gesù è Dio, noi no. E non essendo, dobbiamo uniformarci alla legge propria di questo mondo, che qualunque cosa tu vuoi ottenere la ottieni attraverso la ripetizione degli atti. Vuoi arrivare alla laurea? Ha voglia, studiate, che ti fa? Studiate, 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 studiate. Se no la laurea non te la prendi. C'è niente da fare. Ripeti, 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 d'accordo? Ma così vale per tutte le cose, adesso non. Allora, questo è il primo concetto, diciamo, molto, molto, molto importante. Molto importante. Gesù conclude: il ripetere lo stesso atto è segno che si ama, che si apprezza e che si vuole possedere lo stesso atto che si fa. Perciò ripeti ed incessantemente ripeti senza stancarti. Beh, prima di passare alla lettura della seconda parte, mi permetto di ricordare, perché vedo alcuni cari figlioli e figliole che sia su Instagram che su Facebook fanno domande. Allora, vi ricordo, quando facciamo queste catechesi, diciamo così, a tema, non mi posso mettere a rispondere a tutte quante le domande, perché altrimenti poi la catechesi non viene fatta, detto proprio in termini espliciti. E invece, quando ci sono le trasmissioni, diciamo così, non a tema, no? Ma appunto fatte bene in un certo modo, nel senso che ci si occupa di qualche, ecco, attività specifica, particolare, interattiva, come Don Leonardo risponde, come vorrei chiedere a Don Leonardo, eccetera, eccetera. Ecco, domani sera, per esempio, su Instagram faremo una cosa di questo genere. Allora, fate le domande in modo tale che posso interagire, ma adesso non posso perché facciamo altrimenti, come dire, confusione, e non si riesce evidentemente poi a sviluppare il tema, anche perché queste catechesi fanno parte di un ciclo di catechesi sistematiche, che poi rimangono, insomma, no? Sia come podcast che sulle playlist di YouTube, e quindi devono avere una certa, diciamo così, coerenza e fluidità un pochino anche interna, no? Proprio per gli utenti a cui devono essere rivolti, quindi c'è bisogno di questo piccolo accorgimento. Diamo la seconda parte del brano di oggi, diamo un po' di tempo ancora, sì. Onde dopo mi sono trovato fuori di me stessa ed il mio dolce Gesù mi ha portata girando in tutti quei punti dove aveva, stando in terra, operato, patito, pregato ed anche pianto. Dite che bello, eh? Tutto stava in atto, tutto ciò che aveva fatto. Ed il mio amato bene mi ha detto: figlia mia, figlia del mio volere supremo, la mia volontà vuole farti parte di tutto. Tutto ciò che tu vedi sono tutte le mie opere che feci stando in terra, che la mia volontà tiene in sé sospese, perché le creature non si dispongono a volerle ricevere.
e in parte perché non conoscono ancora ciò che io feci. Vedi, sentite che bello, qui ci sono le preghiere che di notte facevo, coperte di lacrime amare e di sospiri ardenti per la salvezza di tutti. Vedete che bello che è, oh. Bellissimo, no? Stanno tutte in aspettazione di darsi alle creature per dare a loro i frutti che contengono. Figlia, entra tu in esse, copriti con le mie lacrime, vestiti con le mie preghiere, affinché la mia volontà compia in te gli effetti che ci sono nelle mie lacrime, preghiere e sospiri. La mia volontà tiene come schierate in sé le pene della mia infanzia, tutti i miei atti interni, della mia vita nascosta, che sono prodigi di grazia e di santità. Tutte le mie umiliazioni e glorie e pene della mia vita pubblica, le pene più nascoste della mia passione. Tutto sta sospeso. Il frutto completo non è stato preso dalle creature. Ed aspetto chi deve vivere nel mio volere affinché non stiano più sospese le mie opere, ma si riversino su di loro per dar loro il frutto completo. Solo chi deve vivere nella mia volontà non farà stare più sospesi i miei beni. Perciò entra in ciascun atto e pena finché la mia volontà si compia in te. Fra te e me non voglio cose sospese, né tollero di non poterti dire ciò che voglio. Perciò voglio trovare in te la mia stessa volontà finché nulla si potesse opporre a ciò che vuol darti la mia stessa volontà. E mentre ciò Gesù diceva, io passavo da un atto all'altro di Gesù e restavo come trasformata, coperta nei suoi stessi atti, preghiere, lacrime e pene, ma chi può dire ciò che provavo? Spero che il benedetto Gesù mi dia la grazia di corrispondere e di compiere in me la sua adorabile volontà e in tutti. Allora, qui Gesù fa un altro step, e anche qui vediamo, no? L'entrare nella divina volontà e il pregare nella divina volontà. Qui Gesù di nuovo affronta una tematica che attiene al modo nuovo con cui si prega nella divina volontà. Allora, Gesù anzitutto le mostra, e qui possiamo anche, come dire, fare un volo noi con la nostra fantasia, no? Mi ha portato girando in tutti quei punti dove aveva, stando in terra, operato, patito, pregato ed anche pianto. Attenzione, questo è un altro, qui ci sono dei concetti fondamentali. Allora, che nella divina volontà tutto ciò che Gesù ha operato in vita è in atto. Perché noi possiamo comprenderlo, significa che è come se lo stesse facendo adesso. E noi possiamo farci presenti, entrando nella divina volontà, ad ogni singolo istante della vita terrena di Gesù e a tutto quello che lui ha fatto, per prenderlo e farlo mio. Gesù dice che tutti quanti questi atti da lui compiuti stanno sospesi, cioè lui li ha fatti a beneficio nostro, non soltanto perché ci facessero del bene, ma perché noi ce ne potessimo rivestire e farli nostri. Gesù è il capostipite della nuova creazione, Spero di essere chiaro, ma nella teologia classica, San Tommaso d'Aquino lo spiega benissimo.
Cioè, tutto quello che Gesù ha fatto è per questo che siamo stati redenti, no? Cioè, allora, appartiene a noi come se l'avessi fatto io. Faccio subito un esempio. Allora, se io faccio un digiuno, d'accordo? Questo digiuno che faccio davanti a Dio può essere considerato sotto quattro punti di vista. Il primo l'abbiamo già visto prima. Il digiuno è un atto virtuoso se è fatto bene, no? Quindi un atto virtuoso mi rende più virtuoso. E tra l'altro, produce due effetti positivi. Perché un atto virtuoso mi procura ulteriori grazie in questo mondo e dei premi di gloria in cielo. Perché Dio ricompensa anche un bicchiere d'acqua, ha detto Gesù, dato per suo amore. Eh? Quindi ogni atto buono che noi facciamo ci procura una nuova grazia da parte dell'Altissimo e un grado superiore di gloria in cielo. Ora, secondo voi, posso Leonardo, Don Leonardo, dire al Signore faccio questo digiuno? Ma i meriti di accrescimento di grazia e di gloria di questi digiuni li voglio dare a un altro tizio. Non si può fare. Questo è un atto personale. Però questo stesso digiuno è anche un gesto penitenziale, giusto? Quindi un gesto penitenziale nel senso che mi purifica. Mi scrosta da alcune scorie, debiti e conseguenze dovute ai peccati che ho fatto. D'accordo? E al tempo stesso questo digiuno ha davanti a Dio una efficacia di impetrazione, cioè ottiene qualche grazia. Posso io dire al Signore, guarda, questo digiuno te lo offro a sconto dei peccati di mia madre, per esempio, e per chiedere la conversione di mio padre. Questo si può fare per il principio della comunione dei santi che si alimenta attraverso la carità. Adesso attenzione, abbiamo detto però che i meriti di accrescimento di grazia e di gloria non si possono comunicare. C'è solo un'eccezione, dice San Tommaso, che è il motivo per cui siamo stati redenti, che Gesù a noi ci ha comunicati tutti i suoi. Cioè, noi abbiamo la grazia perché Gesù ci ha comunicato il merito di tutti i suoi atti. Noi potremo andare in paradiso perché Gesù, come nostro Salvatore, ci ha comunicati i meriti di gloria di ogni azione da lui compiuta. Quindi questo lo sa già la teologia classica. D'accordo? Cosa altro ci dice qui Gesù? Bellissimo. Che oltre a questo, che già lo sapevamo, io posso andarmi a prendere i singoli atti che lui ha compiuto, farli miei, e ricevono una montagna di benefici. Figlio, tu entra, copriti con le mie lacrime, vestiti con le mie preghiere, affinché la mia volontà compia in te tutti gli effetti che ci sono nelle lacrime, nelle mie preghiere e nei miei sospiri. D'accordo? Questo perché è mia volontà che tutto quello che ho compiuto si riversi sui miei figli e dare a loro il frutto completo, i benefici di questi gesti che ha compiuto. Che sono il nostro beneficio, quindi però il beneficio io lo ricevo se li vado a prendere, li faccio miei. Come si fa? Facilissimo. Ci si fonde con la divina volontà, entrando nella divina volontà. Numero 1, io esco immediatamente dai limiti del tempo e mi trovo in qualunque punto della storia dove mi voglio collocare. Quindi, tra la vita terrena di Gesù ci entro in un battibalena. Secondo, tutto quello che è stato, qui Gesù considera soprattutto gli atti suoi, è nella divina volontà che è eterna, presente come un eterno presente, quindi posso andare a immediatamente a fare mio. Lo prendo e me lo prendo.
La mia volontà, dice Gesù, vuole farti parte di tutto. Le opere che vedi sono quelle che io feci stando in terra, sono sospese perché le creature non si dispongono a volerle ricevere e perché in parte non conoscono ancora ciò che io feci. Un'operazione importantissima questa qui, perché è un'operazione che produce, una volta che viene compiuta, grandissime grazie in chi la fa, in chi l'attua, in chi la compie. Entra in ciascun mio atto e pena affinché la mia volontà si compia in te, dice Gesù. Tra te e me non voglio cose sospese, voglio trovare in te la mia stessa volontà affinché nulla si opponga a ciò che vuole darti la mia stessa volontà. Quindi noi non soltanto possiamo e dobbiamo, per esempio, pensiamo un po', no? Quando, questa è una cosa che fa bene anche per me pensarci adesso, no? Facciamo una veglia di preghiera. Come rifaremo sabato prossimo. Occorrerà fare attenzione, quindi compiere l'atto e ricordare: io faccio mio Gesù, tutte quante le tue veglie di preghiera, le tue notti passate in orazione, con tutte quante le lacrime e i gemiti che offristi per la mia salvezza e per la salvezza di tutti. Quindi io mi vivo questa veglia nel tempo. In stato di fusione con quelle che facesti tu. Primo, perché io mi prendo il beneficio di quello che hai fatto tu nelle tue veglie. E secondo, perché quella piccola cosa che è quel piccolo sacrificio che faccio nella mia veglia attuale, la unisco alle tue. Allora noi capiamo subito che esplosione di grazia che deriva da un atto di questo genere. Per noi e evidentemente anche per tutti. Ecco, quindi abbiamo ripassato, ecco, questa cosa importantissima. Faccio una sintesi, ecco, delle cose di oggi. Abbiamo visto la moltiplicazione dei ti amo e quindi l'importanza della ripetizione degli atti. E quindi anche l'importanza della moltiplicazione delle fusioni. Ripeti ed incessantemente ripeti senza stancarti. Poi abbiamo visto, nella seconda parte, l'importanza di fare nostri gli atti che Gesù ha compiuto nella sua vita terrena, che sono forieri di montagne di grazie e di benefici, ma che stanno sospesi se qualcuno, entrando nella divina volontà, non li vada a prendere e a farli li propri, perché possano spandere i loro benefici per noi e per tutti. Ci lasciamo, io mi fermo qui, con queste suggestioni. Come abbiamo meditato, ecco, procuriamo per quanto è possibile di metterla in pratica. Ecco, perché quando ascoltiamo tanta grazia, è cosa buona viverla e metterla in pratica. Bene, domani sera ci sarà un appuntamento. Domani è mercoledì. Domani su Instagram ci sarà Don Leonardo risponde sulle domande della Divina Volontà. Quindi Divina Volontà chiedo a Don Leonardo alle 21:15 su Instagram, ovviamente per chi vorrà esserci. La mia benedizione a tutti, una santa notte a chi ha seguito la diretta e Ave Maria.